Scandaloso, scandaloso quello che è successo all'Olimpico. Una, diciamo subito, una pessima Roma. Un arbitro che, cioè, veramente. Io non ho, non, veramente non ho più parole, non ho più parole, non, non capisco se sono collusi, se sono comandati a fare quello che fanno, oppure se sono semplicemente dei deficienti, perché questo, questo che ha annullato il gol di Zaniolo, il signor Abisso, veramente è stato scandaloso. È stato scandaloso. Gol annullato per un fallo di Abraham, capisco tutta la frustrazione di Zaniolo, che è stato anche espulso da pochi minuti. Una partita che alla fine direi giustamente era stata vinta con un colpo di classe del miglior giocatore della Roma, Nicolò Zaniolo. Adesso la partita si avvia ad un 0-0 contro una squadra che finirà in Serie B, perché è una squadra che assolutamente non ha gioco, è una squadra che fa 2000 falli. Ho contato all'inizio del secondo tempo 4 falli in un minuto, con la compiacenza di questo arbitro che fa fare tutto quello che vuole alla squadra del Grifone. È difficile parlare di calcio, di pallone in queste situazioni. C'è anche tutta la frustrazione nostra. Rimane il fatto che la Roma è una squadra che ha giocato pessimamente questa partita contro una armata branchialone di brocchi, che giustamente perderanno tutte le prossime partite che affronteranno, alla faccia di questo loro nuovo mentore Blessing, che è un allenatore che praticamente non ha storia, però ha dato questo nuovo impulso mazzoniano alla squadra, ma neanche mazzoniano, direi proprio da vecchi allenatori di Serie A. Mazzone era sicuramente un passo avanti. La partita finisce in questo momento, la Roma pareggia, saranno tutti contenti i vertici del calcio. Che dire, se fossi stato in campo io prenderei a pugni qualcuno, però questo non succede perché è la Serie A. Non succede perché, diciamoci la verità, la Roma ha giocato da cani per 90 minuti, c'era stato questo colpo di classe del suo miglior giocatore, è stato annullato il gol per un fallo di Abraham, una specie di pestone che lo potete riguardare mille volte. E vedrete che non solo non è stato anche ammonito Abraham per il fallo, ma penso che altre 99 volte un altro arbitro non avrebbe neanche fischiato il fallo. E questa è la situazione. Ho visto giocare praticamente male tutti, non salvo nessuno, salvo solo Nicolò Zaniolo per il grande gol che aveva fatto, che non meritava questo epilogo. E niente, continuiamo così. La Roma è quello che è, adesso ci sono dei confronti in mezzo campo. La partita è finita, i giocatori del Genoa si abbracciano come se avessero vinto la Champions League, giustamente. C'è da dire che io mi sono rotto i coglioni di dire c'è da lavorare, ma qua, cioè, cosa c'è da lavorare? Quando si sbagliano gli appoggi elementari, cito tutti, da Mkhitaryan a Midland Knights a Karsdorp a Cristante. Io avrò pace, probabilmente sarò morto prima, ma Cristante non lo voglio più vedere. Io non voglio più vedere Cristante. Che cazzo devo fare? Cosa devo fare io? Cosa devo fare per non vederlo più? Cosa devo fare? Buona serata a tutti.